Bene, 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 sono già pronto oggi, sono già bello pronto, e cameraman è in ritardo. Ma caffè, c'è bellina, vado. Bene, 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 è arrivato, eccolo qua, Dasa, Dasa, e lo sbustiamo. Sigla! Yu-Gi-Oh! Dark Saviors! Ciao! Si sposta! Ciao Tuber, ciao Cameron! Ciao! Benvenuti all'apertura di Dark Saviors, l'espansione speciale arrivata nel mese di maggio 2018. Questa è la versione inglesica, Salvatori Oscuri, la versione italica. Partiamo come sempre dall'inglesico, che viene rilasciato un giorno prima, one day before, and vediamoci questa serie speciale. Il box è da 24 bustine. Ogni bustina contiene 5 carte, tutte foil. Una è secret, 4 sono super. Un po' come altre serie speciali che abbiamo visto, tipo Guerrieri Spirito, Spirit Warriors, che è questa qua. Eccola qua, Dark Saviors. E partiamo con Spirit Warriors. Si sbustiamo a caso una busta di Spirit Warriors e troviamo The Six Samurai United, Back to the Wall, The Wall, Legendary Six Samurai Kageji, End of the Six Samurai, and Secret Skill of the Six Samurai. Pacchetto solo samurai. Solo samurai. Ma bando alle ciance, noi siamo qua per Dark Saviors. Una bella serie, una serie con un sacco di archetipi nuovi, un sacco di ristampe, ma soprattutto delle carte magie very very good. Andiamo a trovarle. Armageddon Knight, bella ristampa. Bella. Prima stampa in PTDN, quanti box che hai aperto, quanto, bei tempi. Vampire Awakening, Drawing Mirror Force, la forza riflessa, Drawing, se non mi ricordo qua, com'è, Vampire, Familiar Vampire, sono i nuovi, sì, nuovi archetipo, no? E attenzione, però sono aggiunti altri. Oh, bene, 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 Wits, Sage for Hire, questa è nuova, le Seeker sono tutte nuove. Le super sono tutte ristampe, o quasi, da buona parte. Quasi tutte ristampe. Quick Booster, teniamo separate. Spell Power Grasp, Dark Reaper, uscito sempre in PTDN, era secret allora, Bello. Bella carta. Vampire Sorcerer and Spettacolo! Questa è una secret ristampa, però, sì, ma è una carta bellissima. La Magical Citadel of Endymion, della magica di Endymion, che è una carta a me molto cara perché mi piace un casino, il mio terreno preferito. La mia carta magica terreno preferita. Dompa, Marksman for Hire. For Hire è un archetipo, For Hire, sembrerebbe, potrebbe essere, chissà. Non si sa. Scapegoat, capro espiatorio, super raro, ci piace. Era uscito super raro anche dal mazzo di gioia, però adesso qua è un mazzo di gioia un po' più vecchiotto. Fandora, The Flying Fortress e Vampire Vamp, il mazzo vampiro, il nostro Fabio direi che il mazzo vampire. And Raffaele, Champion for Hire. Questi for Hire sembrerebbe che proprio ci dobbiamo fare un mazzo, signor Fabio, ti tocca, ed eccole qua, Sky Striker Matcha. Queste magie Sky Striker sono quelle belle, esattamente, sono quelle belle, Sky Striker Ace, Shizuku Ace of Ace, Vampire Red, quello, il foglio illustrativo Toon, altra carta molto cara al sottoscritto. Poi vi farò presenterò un bel mazzo in era non mi ricordo quale, dove c'è il, qualche era fa, era una volta, ma con i fogli Toon, le cittadelle, padronanza del potere magico, spettacolo. E attenzione, la secret è Vampires domain, e continuiamo. Vampiric Orchis, una pian d'effetto, Sky Striker, Mage Armory, Hercules Base, Ace of Base, sempre, Ace of Base. Drawing Mirror Force, che abbiamo già visto, il zombie, lo zombiutore, ci sta. Prima stampa in Xoc. E attenzione, il Sky Striker Mecha Modulus Multroll. È una di quelle belle, non fa parte della top. Ci sono tre carte top che se ne trova di media, una per ogni box di media,
perché abbiamo già visto un po' le statistiche, potete trovarne 2, 0 o 1, ma la media è 1 a box. Sky Striker Mecha, Honored Drones, bravo. Fighter Fire, Vampire Grimson, Shadow Vampire and Secret Rare, Training for Hire for all your training needs. Se dovete imparare l'inglese, non studiate con Boss. Questa è una delle poche certezze che abbiamo. Vampire at Baron, lui comunque, Knight. Vampire Orchis, cominciamo a conoscerle super, bravo. And quella di prima, un'altra. Si vede, queste qua viaggiano in coppia. Devi trovarmi almeno due. Bravo. Anche bravo, Bravo. Andiamo avanti. Scapegoat, Crimson Knight, Vampire Brime, questo non l'avevo ancora visto. Recon, Scatter for Hire, Vampire Vamp and Vampire Scarlet Johansson, Scourge. Questo è un sacco di carte Vampire. E qua un bel mazzo ci sta, eh. Magari un bel for fun, però. Il nostro Fabio farà un bel mazzo. Or of the Phantom Beast. Questa mi sembra ristampa, eh. Sì, ristampa. Campanello, qualcuno chiuso in doccia? Vai a liberare, c'è Gunny in doccia. Gunny esce dalla doccia. Fandora the Flying Fortress. Ristampa di una Secret, ci piace, no? Questa è super rara. La stampa anche comune, mi sembra. Sì, da mazzo. È però super più bella, no? Sì. Vampire Trailer, attenzione! Lo Sky Striker Mecha Shark Cannon. È una di quelle? No. Non lo so. Non hai studiato! No. Non è una di quelle, è Quick Booster! Curi Bandit, ci sta. Curi Bandito, mi piace. La Mirror. È sempre bella. Prima stampa in PMT, ultra raro, spettacolo. È un quiz ormai. Sbusting quiz. Seal, Stargate for Hire and. Sempre lei. Bellissima. Poi l'hanno fatta Secret. Grazie Konami. Che avete fatto la ristampa Secret di questa carta, perché la prima stampa era comune da mazzo. Poi è diventata super da UP. E questa Secret è bellissima. Secret è spettacolare. Salire. La prossima è Ultimate. Spettacolo da UP, OP8. The Monarch Sunfall, la tempesta avanzata dei monarchi. Non l'ho ancora trovata, mi sembra. Vampire Red Baron, pomodoro mistico. Anche lui arrivò da, non da PMT, ma dalla serie dopo, che era raro, sovrano della magia. Sì. E adesso c'è bello super. Elmer Aceman of Rire and Jamie Waves. E lei. Non si sa. Sì, ma non l'hai studiato? No, come no? Ne conosco due su tre. Immagine, non Jamie Waves! E lei, non si sa, vado a vedere. E continuiamo, non era lei perché mi ha fatto un piccolo break perché si è io che il cameraman ci ha dimenticato le carte. Ma no, ti ho perso ormai. È così, attenzione! Vampire Frowning! O come si legge, non è a caso. Bene, altre 12 bustine da aprire. Dark Saviors, Lost Boosting, continua. Recon, Scout for Eye, Armageddon Knight, Sky Striker, Airspace, Area Zero. And Quick Booster and Shark Cannon, non è lei. È già uscita, infatti le carte, le tre cartine interessanti sono in uno per, come ho già detto, o forse anche due per, ma mi sa qua in uno per, e Vampire Frulinen sono in uno per box, e poi c'è il box da 2 e il box da 0. Speriamo di aver scelto il box da almeno una. Attenzione, Sky Striker Ace, Vampire, il coalino, che bello. Carino, Coala vampiro, è cattivissimo. Vampire Grimson, Sky Striker Eagle Booster, Sky Striker Mecha Eagle Booster, and questa qua è viaggiata. Tre pair, per il mazzo full eye, è perfetta. Siamo già a posto, abbiamo già il 3 pair. Rinforzi dell'esercito, ci piace. Prima stampa? Lod. Versione? Era? Super. Bravo signor cameraman che ha studiato. Elmer Seal, Sky Striker Mecha, e attenzione c'è Vampire Desire! No, Desire, sì, giusto. Desire. C'era anche Desire, una canzone degli U2. Non ho studiato. Vabbè. Attenzione, Sky Striker Age, che c'è Kagari e Shizuki, sicuramente nel mazzo Sky Striker dovrebbe. Sono belli. Fandora the Flying Fortress e Vampire's Desire. Un'altra. Le Secret, quelle più facili, diciamo, vengono in coppia. Sì. Quindi se dovete prendere le bustine da un box, mettele
prendete la muzzo. Curry Bandit, Mirror Force, bella bustina, che spettacolo di busto è? Che spettacolo, a parte Vampire's Domain anche vabbè, però le super erano bellissime. Cioè, poi magari Vampire's Domain per il mazzo Vampire è carina, adesso non lo so, non ho ancora dato l'effetto. Dark Reaper, bellissimo, Vampire Awakening, Scapegoat, sempre bello. Recon Scout for Hire and Win with Sage for Hire, che abbiamo sbustato come prima carta. E in questo box, in questo unboxing, 24 bustine. Area Zero, Foolish Burial, Mirror Force, Reinforcing of the Army and Dina, Hero for Hire. Dina. C'è anche Lampa Hero for Hire. Ecco, sapevamo. Attenzione, vediamo se è secret o non è secret. Quindi andiamo tranquilli con la nostra busta e un bel bit. Blazeman for Hire. Il primo che troviamo, mi sembra, però, è questo bit, o no? Sì. No, questa è un'altra, vabbè. Attenzione! Jamming Waves! No, Jamming Waves, così a caso, ale. E Fascino! Non l'avevamo ancora trovato il fascino. O no? No, sì. No! Signor cameraman, non sarà ricordato del fascino, eh. Guardiamo insieme ai nostri amici Tubers, velocemente, tanto non sono molte carte. Sono 4x23, quindi 46-92 carte, e il fascino è il primo che esce, attenzione, non l'hai visto? Sì. Magari è uscito in Spirit Warriors, no, vediamo anche Spirit Warriors, no, non c'è. Bene, primo fascino che esce, e ultima bustina, e non l'abbiamo ancora trovata, no, c'è anche questa, cos'è questa bustina qui? Qua, aspetta un attimo che qua... Qua stiamo facendo un disastro, ancora due bustine. Oh. Quindi, allora qua c'è il fascino. Allora, qua c'è il fascino. C'è Vampire Corana. Vampire Shadow. Non è fascino. Attenzione! Vampire Domination! E c'è ancora una bustina da aprire. C'è ancora una bustina da aprire. Ma uscirà, non la guardo neanche io perché sennò non è bello. Lo zombiontore, il Dark Cliff. E non è magia. No. Non è magia, quindi abbiamo trovato purtroppo il box senza una delle tre carte bellissime. With Sage for Hire! Ce lo siamo aperto tutto! E anche la busta di Spirit Warriors. E niente. Non c'è detto bene! Preparatevi perché c'è qua questo box che mi ha regalato il signor Stefano. Grazie signor Stefano. Poi lo ringrazierò meglio nel video dedicato. E il prossimo che ci andiamo ad aprire è... Che dire? Per Dark Saviors, tutte le carte singole le trovate sul nostro sito www.lppcoletti.it, piccola marchetta ma ci sta. Per Dark Saviors, Chuck si sbusta, è tutto, ci vediamo alla prossima! Ciao, goodbye! Ciao!